Gianni Sperti confessa di aver provato molta paura per una cosa che gli è successa e che lo ha molto scosso. Cosa ha detto l'ex ballerino? Da anni al fianco della mattacchiona e irriverente Tina Cipollari, con la quale forma un duo molto affiatato, Gianni Sperti è opinionista di Uomini e Donne. Nel dating show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'ex ballerino esprime i suoi pareri sulle dinamiche delle coppie che si formano sotto gli occhi delle telecamere. Dinamiche amorose degli altri perché, ammette, da tempo il suo cuore è libero. In realtà non si ha notizia di eventuali frequentazioni dell'uomo. A parte il breve matrimonio con la showgirl Paola Barale che risale a parecchi anni addietro. Oggi confessa un episodio gravissimo che lo ha spaventato tanto, e di cui nessuno era a conoscenza. Cosa è successo a Gianni Sperti? Gianni Sperti. Da Uomini e Donne al dramma. Gianni Sperti è stato ospite di Silvia Toffanin nel suo Verissimo, assieme all'amata sorella Cinzia. Tra gli argomenti trattati non poteva mancare quello riguardante i rapporti amorosi. La natura romantica dell'opinionista è venuta fuori quando ha confessato: mi annullo, mi viene spontaneamente. Se ci penso razionalmente non lo farei mai, ma quando mi innamoro non è la ragione a comandare ma il cuore, quindi io amo così. Mi piace di più vedere il sorriso nell'altra persona che riceverlo. Cerco di far stare bene l'altra persona. E poi ammette che il suo cuore non batte per un'altra persona da 10 anni. Ma poi fa un racconto sconvolgente che riguarda proprio il tema sentimenti, non sempre positivi, e tutti restano senza parole. Gianni Sperti è stato vittima di stalking. Oggi reato. Un tempo non c'era modo di difendersi da questa condotta abominevole. Il molestatore è l'ex marito della sorella, del quale racconta: a me non era mai piaciuto. Io non parlavo con questa persona da molti anni prima che lei si separasse. Quando sono cresciute le bambine, lei ha iniziato a svegliarsi e a capire che la sua vita è più importante di tutto. E se l'è ripresa in mano questa vita e io le sono stato accanto. Io avevo paura per lei e per le mie nipoti, ma abbiamo continuato a reagire grazie alla giustizia che c'è stata vicino. Siamo stati male, è vero, ma non siamo mai caduti nelle provocazioni. E poi spiega: in quel periodo anche io ho cambiato stile di vita. Lui è stato accusato di stalking nei miei confronti. Non vedeva di buon grado il nostro rapporto. Noi ci amiamo tantissimo. Tra me e lei c'è un feeling che forse lui non riusciva ad accettare. Quindi quando è finita lui pensava fosse colpa mia. Oggi sono passati degli anni e la giustizia ha fatto il suo corso. Non si può permettere a nessuno di modificare la tua vita e non uscire per paura che qualcuno possa farci del male. Bisogna denunciare. È un consiglio che diamo anche noi.